Signori, buonasera, buonasera gentile pubblico. Allora, benvenuti ai lavori del Consiglio Comunale. Prima di iniziare, come di consueto, chiamo l'appello. Testa, assente, presente, testa presente. Contoli, assente. Passione, Ottimini, Luca, consigliere Luca sta arrivando, un momento è qua, mi ha chiamato poco tempo fa. Pillani, Pellegrino, Bellia, Iuvolano, Nicosia. Nicosia presente, sta arrivando, Testa. Virgilito, Restivo, presente. Morina, assente. Caruso, assente. Cantone, presente. Sisighella, presente. Cuscunà, presente. Scuderi, assente. 14 presenti. Grazie. Allora, 14 presenti, 6 assenti, la seduta è valida. Allora, iniziamo i lavori con il primo punto all'ordine del giorno, preliminare di seduta. Prego, consigliere Cuscunà. Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Signor Presidente, io volevo far presente che presso Caruso si doveva creare una parete divisoria nel salone per ospitare i bambini dell'asilo in questo momento. E volevo sapere all'incirca come stava procedendo come stava andando la procedura. Grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, se l'amministrazione vuole rispondere o è a conoscenza di qualcosa. Prego, sì. Sì, dunque, per quanto riguarda questa parete che deve essere fatta, già anche l'ingegnere De Rosa ha fatto dei sopralluoghi, ha fatto dei calcoli. La problematica è solo esclusivamente che facendo quella parete bisogna rifare un certificato da parte dei vigili del fuoco, per cui hanno fatto l'ultima volta un sopralluogo e quelle due, diciamo, aule che si recavano chiaramente saranno sottodimensionate, perché in base alla superficie non avranno la possibilità di avere un certo numero di ragazzi, ma bensì un numero più ridotto. E tra l'altro ci vuole chiaramente la nuova certificazione da parte dei vigili del fuoco. Stanno lavorando, io penso che a breve scadenza dovrebbe partire sia l'affidamento che il lavoro. Grazie sindaco. Signori, se non ci sono altri interventi possiamo passare. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Vincitelli. Niente, il mio intervento semplicissimo, brevissimo, per ricordare al sindaco, all'amministrazione, se ci poteva tenere aggiornati sempre su quel discorso del corso civile, il manufatto del comune che esiste sul terreno privato che è stato venduto con atto notarile. Sappiamo che c'è stata una causa nel corso del comune, che ci sono buoni. Signori cortesemente, chiedo scusa, signori del pubblico, gentilmente se possono fare un po' di silenzio, grazie. Prego. Volevo sapere anche a nome degli altri consiglieri se c'erano aggiornamenti dal senso, se c'erano nuovi risvolti, nuove cose, novità sulla procedura del ricorso. E rispetto agli ultimi mesi, rispetto all'estate, perché pare che nel precedente intervento di qualche mese fa il sindaco ci ha detto che c'era ricorso, ma non c'erano novità.
rispondo per quanto riguarda questa problematica che noi abbiamo posto al ricorso. Ci sono stati degli incontri tra gli avvocati delle parti, cioè l'avvocato nostro con l'avvocato, diciamo, della controparte. Prima avevano fatto una proposta, adesso sembra che la proposta sia quella che ci cederanno nuovamente il terreno e il manufatto. Quindi a questa conclusione siamo arrivati. Comunque, ma nel dettaglio attualmente ci possa, non ora magari in questa sede, in termini della proposta, oppure come facciamo la richiesta scritta, non lo so. No, da domani, da domani. Eventualmente da domani, eventualmente. Signori, se non ci sono altri interventi, non vedo prenotazioni, passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno. Allora, considerato chiuso l'argomento preliminare di seduta, passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Discussione, signori, cortesemente un po' di silenzio, signori, vi ringrazio. Discussione della mozione di sfiducia al sindaco acquisita al protocollo 16.681 del 18 ottobre 2013. Allora vi leggo la delibera. Allora, proposta di deliberazione di Consiglio Comunale. O c'è, prego, consigliere, che vuole parlare? Sì, no, Presidente, volevo chiedere, dato che siamo entrati nel tutto l'ordine del giorno, intanto volevo l'occasione per dare il benvenuto al mio assessore, l'altra volta che non c'era per motivi di lavoro, quindi ti do il benvenuto. E in genere il primo firmatario della mozione, dico, non per relazione alla mozione stessa, anche perché... Io stavo leggendo la delibera, poi se la vuole relazionare, la relazione. No, va bene, grazie. Allora, proposte di deliberazione di Consiglio Comunale, oggetto discussione della mozione di sfiducia al sindaco acquisita al protocollo 16.681 del 18 ottobre 2013. Premesso che non acquisita al protocollo 16.681 del 18 ottobre 2013 ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, è stata presentata la mozione di sfiducia al sindaco. Che la succitata mozione è sottoscritta per le votazioni di esposti dal numero 10 consiglieri comunali pari ad oltre 2/5 dei consiglieri assegnati. Visto l'articolo 10.2 legge regionale 3597, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 25.000 e della legge regionale 6.2011, il quale stabilisce che il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale da 2/3 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi 180 giorni del mandato medesimo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata, ne consegue l'immediata cessazione degli organi del comune o della provincia regionale e si procede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore per gli enti locali. Si procede per gli enti locali alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune o della provincia, nonché dell'amministrazione dell'ente con le modalità dell'articolo 11 della legge regionale 11 settembre 1997 numero 35. Richiamato il comma 1 del succitato articolo 10 della legge regionale 3597, il quale prevede che per la classe demografica cui appartiene questo ente, la mozione di sfiducia deve essere votata per appello nominale da 2/3 dei consiglieri assegnati. Rilevato che ai sensi per gli effetti della succitata normativa occorre porre in discussione la sindicata mozione di sfiducia, protocollo 16.681 del 18 ottobre 2013. Propone di porre in discussione la legata mozione di sfiducia al sindaco presentata per le motivazioni indicate con la nota protocollo 16.681 del 18 ottobre 2013 e sottoscritta da oltre 2/5 dei consiglieri assegnati. Allora, il parere è favorevole limitatamente al rispetto delle condizioni procedurali per la presentazione del documento depo e nell'osservanza delle modalità di votazione quale
nell'articolo 10 della legge regionale 3597 e successive modifiche. Il 3 ottobre 2013. Allora, prego, consigliere Bellini. Buonasera Presidente, buonasera a tutti i consiglieri comunali. Do lettura della mozione di sfiducia presentata da 10 consiglieri comunali, insieme abbiamo condiviso, preparato e firmato la mozione. Quindi se mi dà la possibilità. Prego. Mozione di sfiducia al sindaco del comune di Motta, di Santa Anastasia. Sottoscritti consiglieri comunali del comune di Motta Santa Anastasia, eletti nel mese di giugno 2009. Visto l'articolo 10 della legge regionale numero 35 del 15 settembre 1997, con modificato l'articolo 2 della legge regionale numero 25 del 16 dicembre 2000, l'articolo 60 del vigente statuto comunale di Motta Santa Anastasia e delibere consigliari 20 del 2006 e 33 del 2006. Premesso che il sindaco Angelo Buffini ha permesso nel mese di giugno 2009, dopo il ballottaggio, e gli ha permesso l'elezione di 10-14 consiglieri comunali di maggioranza. La condotta del sindaco Buffini è oggi in vista alla quasi totalità della cittadinanza e si è caratterizzata per le gravissime osservanze dei suoi elementari principi di correttezza e buona gestione politico-amministrativa, oltre che per gravi inadempienze programmate e viste di rilancare. Che lo stato di abbandono in cui versa il nostro comune è un dato di fatto incontrovertibile. Il sindaco non riesce a capire chi non può continuare a rispettare dignitosamente il proprio mandato e non può sapere di dimettersi nonostante sia stato lui per credere che continua lo stesso di diritti e di intera. Perpetrato ai danni dei consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, come dimostrato da continua e incessante danni di tutti i consiglieri in pieno al consiglio comunale. In questi quasi 5 anni di mandato si è assistito a continui cambi di assessori nonché a lunghi periodi di cariche vacanti. L'esigenza fondamentale della governabilità viene assicurata sia dallo strumento delle dimissioni del sindaco sia da quello della fiducia consigliare con conseguente sforzo e nuove elezioni. Considerato che è da tempo che sia incrinato il rapporto di fiducia politica tra il sindaco e la maggioranza dei componenti del Consiglio comunale, in questi quasi 5 anni il sindaco ha tradito l'ampio mandato elettorale ricevuto dagli elettori montesi, entrando in contrasto con alcuni partiti e le liste civiche che ne hanno determinato il successo elettorale. In questi quasi 5 anni il sindaco ha perso man mano per la sua responsabilità la propria maggioranza in seno al Consiglio comunale da 14 consiglieri eletti e passata agli attuali non si è definito due o tre consiglieri e nulla è stato fatto da parte sua per assicurarsi la governabilità in consiglio ed anzi con la maggioranza del consiglio è entrato più volte in contrasto non dando seguito ad alcuni procedimenti di indirizzo. La gestione della fase relativa all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2012 è un altro degli esempi emblematici di come il sindaco non abbia mai cercato una collaborazione con il consiglio comunale per assicurarsi la governabilità in consiglio. Ad oggi il sindaco non ha risposto ad alcune interrogazioni presentate dai gruppi consigliari nonostante l'obbligo normativo e solidario lo preveda. Altresì non ha dato piena attuazione al suo programma elettorale, se non nella sua fantasia. Vedasi alcuni dei principali punti del programma elettorale. La realizzazione del patto di Sieri per la salvaguardia del nostro territorio. Taglia le spese per componenti esterni, l'elaborazione di un piano commerciale al fine di stimolare e incentivare la cooperazione tra artigiani e commercianti. Il sostegno al settore dell'agricoltura attraverso l'incentivazione della cooperazione e la promozione dei prodotti tipici, il potenziamento del rapporto di collaborazione con la comunità e l'istituzione della regia in parte di sicurezza, il forze dell'ordine nelle strade e il contrasto efficace a fenomeni di vandalismo e microcriminalità, lo studio di piano di viabilità per decongestionare dal traffico centro urbano, la realizzazione di aree a parcheggio pubblico non invasive e rispettose dell'ambiente, la realizzazione di ormoni verdi. La riqualificazione del patrimonio edilizio, la lotta all'inquinamento e alla depurazione ambientale, la realizzazione di pisti scivolati, l'abbattimento dei costi del servizio di raccolta rifiuti, la realizzazione di aule studio e una segreteria didattica decentrata. Di quanto previsto e menzionato nella presente non esiste traccia di nulla se si esclude l'installazione di una unità di pannello di sapere. Ha trasferito la norma articolo 17 legge regionale 26 agosto 1992
che prevede la riduzione annuale del sindaco sul metodo di attuazione del programma politico-amministrativo non avendo da quasi 5 anni effettuato. Ritenuto di non poter condividere oltre questo irragionevole modo di far politica, certamente non a beneficio della città e della cittadinanza, e che la tanto sbandierata politica professionale del sindaco è nefasta rispetto alle esigenze continue, ripetute e aggravate dalla crisi nazionale ed europea, che in Consiglio Comunale emerge con chiarezza la violazione del patto sottoscritto dal sindaco agli elettori e non esiste una maggioranza in grado di garantire il corretto funzionamento dell'organo consigliare. Che i compiti di cui il Consiglio Comunale impongono nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo di verificare che possono essere totalmente nella legislatura municipale al fine di evitare che un'amministrazione incapace e inefficiente possa ancora più danneggiare i reali interessi e bisogni della comunità amministrativa, dando ad essa mandato di scegliere nuovi rappresentanti. Per quanto premesso, considerato che propongono la mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale numero 35 del 15 settembre 1997, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale numero 25 del 16 dicembre 2000, i consiglieri comunali Elia Antonio, Carmelo Chimini, Antonino Luca, Anastasio Carrà, Mario Testa, Mario Reggio Invito, Danilo Festa, Giuseppe Costuna, Giovanni Morina, Maria Davina Stivaci. Grazie consigliere. Signori, non ci sono interventi? Prego consigliere Ruano. Presidente, grazie, buonasera a tutti, buonasera al pubblico questa sera. Come se fosse festa nazionale, abbiamo il piacere di vedere un volto pubblico in questa aula consiliare. Io mi aspettavo una relazione diversa, non la lettura, perché guarda caso ho avuto la fortuna di andare a scuola per qualche anno e so leggere anch'io la mozione di sfiducia, l'avevo letta nei particolari, negli articoli di legge e quant'altro. Mi aspettavo che il consigliere Pellia, quale primo firmatario, facesse una, come dire, un commento politico al fine di farci capire, al di là delle parole che sinceramente non vorrei utilizzare un termine un tantino provocatorio, ma mi fanno semplicemente ridere queste motivazioni quando mi si dice per la storia di questo paese dalla, come dire, dalla mala amministrazione del sindaco Giuffrida o dell'amministrazione tutta, perché a 5-6 mesi e più, perché i 180 giorni forse li abbiamo calcolati nella maniera dovuta, e certo mandare un sindaco a casa, voglio dire, bisogna premiare coloro i quali hanno scritto questa mozione di sfiducia e l'hanno pure firmata. Io potrei condividere in parte per qualche consigliere comunale che l'ha firmata, perché è sempre stato forse all'opposizione, magari saltando da un gruppo consigliare all'altro, perché se non vado errato forse avrà fatto salti mortali in questo consiglio comunale, si trovava con Scelta Giovane, poi con Autonomia, adesso non si sa con chi, però certamente se questa è coerenza politica, io ritengo che forse in questo consiglio comunale la politica non siamo, come dire, abituati a farla, né tantomeno conosciamo forse il termine esatto di quello che significa fare politica. Io il mio intervento sicuramente verte in una far capire che certamente il mio gruppo, il gruppo del PDL, come qualche altro consigliere comunale, non ha mai dato fiducia a questo sindaco sin dal primo momento, tant'è che ha votato per un candidato sindaco che purtroppo non è riuscito ad essere eletto. La cittadinanza ha scelto il sindaco dottor Giuffrida, 14 consiglieri comunali hanno scelto il sindaco dottor Giuffrida, e adesso è come mi viene in mente, come quando si va, vorrei fare un esempio banale ma certamente ha un senso, come quando si va al ristorante, si guarda il menù, fa l'ordinazione, dopo aver gustato le varie pietanze, alla fine quando si arriva al caffè
siccome il caffè magari è un pochettino, come dire, annacquato, e allora si trova la scusa per non pagare il conto. Io ritengo che questi 14 consiglieri comunali che hanno permesso e fatto sì che il sindaco venisse eletto, certamente oggi hanno delle responsabilità, se è, mi meraviglia che danno, non danno una, la, cioè danno la sfiducia per ormai questo di legislatura. Certo, la cosa, voglio dire, mi meraviglia, Presidente, le chiedo, come dire, non è un fatto personale, ma è una questione, voglio dire, di politica, e di politica si parla in questo Consiglio Comunale. Certamente io non mi aspettavo la sua firma al quarto posto dell'ordine dei consiglieri comunali per sfiduciare il sindaco, perché lei certamente è stato colui il quale ha contribuito a più non posso affinché questo sindaco venisse eletto nel 2009. E mi chiedo un'altra cosa: come mai, Presidente, lei non ha votato la sfiducia la volta scorsa? Come mai tutti i consiglieri comunali di questo Consiglio Comunale non l'hanno votato nella precedente mozione di sfiducia? Io queste domande me le pongo, magari forse ci sono, ormai si giunge, ci si avvicina alle elezioni, e allora si cerca di fare quello sprint finale per come dire, far sì che ci si porta la bandiera alla vittoria. Io penso che invece siete tutte e 14 coloro i quali lo avete fatto eleggere, siete tutti corresponsabili a, perché questo sindaco, se ha amministrato male, certamente non ha amministrato male negli ultimi, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, negli ultimi 8 mesi, sicuramente ha amministrato male fin dall'inizio. Quindi è chiaro che se questa mozione di sfiducia veniva proposta al Consiglio Comunale 2-3 anni fa, 4 anni fa, certamente avrebbe avuto un senso. Oggi il senso non ce l'ha. Io sicuramente non vedrò gli interventi degli altri, ma certamente, così come non l'ho votata la volta scorsa, lo ripeto, sono sempre stato all'opposizione, ho sempre fatto opposizione a questa amministrazione, e magari il sindaco si è scritto, lei quando le verrà si mette il presidente perché non si può permettere, si mette il presidente, prego, tranquillo. Il ragionamento, purtroppo il consigliere Pettia si scorda che appunto per aver fatto opposizione a questa amministrazione è stata una strategia politica da parte mia affinché, come dire, nel cerco non politichese uno ogni tanto si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Io ho avuto le capacità, il consigliere Pettia invece è saltato da un banco all'altro e queste capacità non le ha avute, e quindi materialmente. E quindi ancora di più non capisco il consigliere Pellia che si presta, essendo stato votato in una compagine di opposizione, ancora di più alla vostra mozione di sfiducia, coinvolgendosi assieme a quei 14 consiglieri comunali che lo hanno votato il sindaco Giuffrida, un prezzo che non ha votato il sindaco Giuffrida, ma adesso sicuramente fa parte di un contesto, di un gruppo consigliare che certamente ha uno scopo nel tentare di mandare via il sindaco Giuffrida, mandarlo a casa. Io sinceramente, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il mio gruppo, non abbiamo interessi né a mandarlo a casa né a tenerlo, perché la gente, signori, cortesemente, la gente lo ha votato e mi sembra, come dire, poco opportuno per 200 giorni o 250 giorni, ma, come dire, sostituire
all'amministrazione, il Consiglio Comunale e tutti, con un commissario ad acta che magari manda il Presidente della Regione, e ritengo che sia poco opportuno. Questo è il mio intendimento, e mi meraviglio per alcuni gruppi consiglieri comunali che hanno condiviso questa amministrazione fino a pochi giorni fa, e certamente oggi, magari perché chissà per quale ragione, non riescono più a condividere quella che è la linea politica di un'amministrazione per la quale si sono fatti e per il quale il sindaco Giustino è stato eletto. Io mi riservo di intervenire, Presidente, perché l'argomento è serio, quindi intanto la ringrazio per avermi dato la parola e interverrò successivamente. Grazie a lei. Prego, consigliere Bellino. Brevemente, se l'intervento sulla coerenza l'avesse fatto un qualunque altro consigliere comunale, io avrei potuto in qualche maniera stare zitto. Ma quando il consigliere di Ugolani, che addirittura ha fatto parte dell'amministrazione per 24 ore, se lui in una prima fase della sua legislatura fa il consigliere di opposizione in maniera terribile, attacca il sindaco tutte le volte che ha la possibilità di farlo, e poi addirittura diventa il suo assessore, lo fa per 24 ore soltanto, ma diventa il suo assessore, va in amministrazione, quindi appoggia la giunta, poi cosa succede? Poi torna all'opposizione, adesso non sappiamo neppure se è all'opposizione, se è in maggioranza, magari lo dica, ma non è chiaro il suo atteggiamento, non lo è mai stato il suo atteggiamento politico. Quindi se questo discorso lo avesse fatto un altro consigliere comunale, lo avrei, di sicuro lo avrei accettato, ma quando il consigliere Iuvolano, ripeto, che addirittura ha fatto parte di questa amministrazione, assolutamente no. Lui è stato assessore, non so con quali deleghe, ma è stato assessore, giusto che la gente lo sappia, è stato assessore come il consiglio di Giuffrida, assessore, quindi è votato all'interno del PDL, la sua lista, con un altro sindaco, il sindaco Scuseri, poi appoggia da assessore il sindaco Giuffrida, adesso sta all'opposizione, quindi è lui che parla di guerra. Grazie. Grazie a lei, consigliere Bellino. Prego, consigliere Bellino. Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. Poi si parla di coerenza, dico, non me ne voglio vantare, ma di coerenza credo che nessuno a me può additarmi, dicendo che sono stato mai in 4 anni e 5 mesi vicino al sindaco, perché non ho fatto mai né l'assessore per 24 ore, un giorno o più. Io comunque dico, non voglio parlare di questo, io parlo a nome del mio gruppo riguardo alla mafia di sfiducia. Noi pensiamo che a 6 mesi dalle elezioni non sia opportuno dare il tutto in mano ad un commissario. Quindi noi saremo contrari alla mafia di fiducia, non perché abbiamo fatto nessun accordo, perché magari voci di corridoio qualcuno con il sindaco Giuffrida, non ci siamo né visti né sentiti. Secondo me non è il momento opportuno per fare una mafia di sfiducia. Il sottoscritto firmò e votò l'unica mafia di sfiducia del secondo firmatario, quando era giusto tagliare tagliare i liberi a un'amministrazione che allora, e come penso adesso, non abbia fatto tanto. Però a 6 mesi dalle elezioni, secondo il vostro punto di vista, perché parlo a nome, ripeto, del consigliere Fisichella, del consigliere Nicosia, anche se loro sono subentrati in questo consiglio comunale da qualche mese, non crediamo che sia la mossa, non sia opportuno. Poi ripeto, ognuno può parlare, può dire ciò che vuole, di accordi, di maggioranza, ormai credo che qua maggioranza, opposizione, ormai fra qualche giorno, se questo consiglio dovesse proseguire, si andrà in ordinaria amministrazione. Quindi voglio dire, non ci saranno né chissà quali cambiamenti, stravolgimenti e quant'altro. Quindi io ho sempre contrastato per le cose giuste, credo, l'amministrazione Giuffrida, sono stato eletto all'opposizione e all'opposizione sono rimasto. Ricordo che i primi mesi di questa legislatura il sottoscritto con un altro consigliere facevamo molte interrogazioni, a qualcuno abbiamo avuto delle risposte, a molte non abbiamo avuto delle risposte, però io non mi sono pentito. Quindi ormai sono pentito di quello che ho fatto, bloccando uffici, chiedendo chissà quale cosa incredibile. Io credo che quello che allora abbiamo chiesto come gruppo di Scelta Giovane era nel nostro diritto e lo abbiamo fatto. Detto questo, signor Presidente, io mi ritengo di intervenire, se magari qualcuno sa, dirà qualche altra cosa, quindi se ne interrotti vado stirato in causa. Grazie a te, consigliere.
consigliere, ma c'è diretta, spenga, si prenoti nell'altro quello del consigliere Gandon. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io per certi aspetti condivido il discorso che ha fatto il consigliere Pellegrino, anche perché è stato coerente questi 4 anni e mezzo. È stata l'opposizione fin dalla nascita di questa amministrazione, di questo consiglio comunale. Però non accetto che si faccia una riga in quest'aula proprio dal consigliere Lugulano, perché non ho mai partecipato. Assolutamente non è vero, ha fatto bene il consigliere Pellegrino a ricordarglielo, forse lei ha la mente poco. Un pochettino corta e si ricorda solo gli ultimi 24 ore. Lei è stato scelto dall'amministrazione in qualità di assessore comunale. Certamente non è che fu pescato a caso, ha dato in precedenza segnali di avvicinamento a questa amministrazione. Poi se ci sono stati gruppi che fino a qualche giorno fa, qualche mese fa, hanno appoggiato l'amministrazione, ma c'è un problema. Una volta addirittura facevamo un programma in televisione. Non è mai troppo tardi, lo facevano per la scuola, che si doveva prendere la scuola, ma non è mai troppo tardi per tutto. Uno c'è da ricredersi in tutto, fino all'ultimo minuto si può ricredere. E quindi quei consiglieri che hanno votato, che hanno fatto la mozione di fiducia, vogliono dire una cosa sola, che questa amministrazione, insieme a questo consiglio comunale, hanno sbagliato tutto. E quindi si sono resi conto, anche se all'ultimo momento si sono resi conto che non vogliamo creare più danni a queste cittadinanze. E quindi noi non è che stiamo dicendo che è stato il sindaco, no, è stato tutto il Consiglio Comunale nella sua interesse che ha sbagliato. Perché con la mozione di fiducia non è che noi ci testiamo anche, perché andiamo a casa anche i consiglieri comunali, quindi stiamo dicendo solamente che il Consiglio Comunale insieme all'amministrazione ha sbagliato e non ha portato avanti il programma che c'era inserito nel programma del sindaco di 4 anni e mezzo fa. Quindi consigliere Lucolano, un neo ce l'ha anche lei, non è che non ce l'ha, che sia troppo, o grosso, o forte, io penso che è meglio, è una cosa media, non è né piccolo né grosso, ma niente, media c'è. Quindi queste arriche contro i consiglieri che hanno, i consiglieri hanno deciso di andarsene a casa perché hanno sbagliato e non c'è niente di strano. Grazie e mi riservo, signor Presidente. Grazie a lei, consigliere. Prego, consigliere. Mi scusi, io intervengo. Innanzitutto vorrei chiarire un aspetto, perché sono stato tirato in causa dal consigliere Benita. Io non ho mai fatto parte della maggioranza, semmai sono stato nominato assessore, io una cosa diversa, tant'è che 24 ore dopo la nomina la nomina viene accettata, lo vorrei ricordare. Ma è importante, anche lei dovrebbe comunque, da questa mozione doveva prima dimettersi e poi firmare la mozione di sfiducia. Lei doveva prima dimettersi, come lei deve essere il presidente, ma lei o fa il presidente o fa il consigliere comunale. Io sono presidente e consigliere comunale. Allora lei vorresta lei. E fino adesso io credo di aver girato una bella legge, io non l'ho tirato in ballo. Lei deve ricordare che ha accettato l'incarico, quando non è stata accettata. Questo non è il cittadino, ma ci sono anche i cittadini che forse il sindaco Giuffrida è stato succube e vittima di qualche consigliere comunale che lo ha spinto forse a commettere errori, anche se io non ho mai condiviso il sindaco Giuffrida e l'ho sempre dimostrato in quest'aula consigliare. Se non l'avesse mai condiviso non accettava l'incarico. Non ho mai condiviso, lei sa la motivazione perché e quindi non fa. Ma gliela spiego io la motivazione. Gliela spiego anch'io poi eventualmente, gli spiego a lei anche altre cose. Per quanto riguarda il consigliere Luca, io sicuramente ha avuto lui un assessore, non me ne voglio armare l'assessore perché è amico mio, ma per 3 anni ha amministrato fino all'altro ieri era assessore al comune, quindi sicuramente se ha degli errori, e se ci sono degli errori, ha avuto anche un vice sindaco. Se questa amministrazione ha peccato, sicuramente ha peccato anche per colpa dei suoi rappresentanti in giunta, quindi di cosa stiamo parlando? Io posso condividere il consigliere Orsini, il gruppo di autonomia contese, perché materialmente forse è stato distrattato, buttato fuori da quella maggioranza grazie all'influenza di qualcuno, e ricordiamocene queste cose, grazie all'influenza di qualcuno, Presidente.
Quindi materialmente l'unico che posso condividere è il consigliere Chiedini, ma se ancora quasi ragiona su questioni del tipo mediocre, il problema è siamo a 6 mesi e mezzo, a 7 mesi dalla commissione, dalla fine legislatura, vuol dire che poi gli elettori ci chiederanno a tutti. Io ritengo che non ho fatto, io non ho detto nulla contro i consiglieri comunali, ho detto semplicemente che non condivido, perché se io fossi stato tra i 14 che avevo contribuito alla elezione del sindaco, chiunque fosse stato, sicuramente oggi non avrei firmato la sfiducia. Quindi e questo è il discorso. Poi lei, chissà, magari il consigliere Luca è stato attestato, io ne ho uno, probabilmente lei ne avrà più di uno. Grazie. Allora, grazie a lei. Prego, consigliere. Io sono confuso, però per quello che sento dire tutti quanti, sono tutti contrari al sindaco, ma secondo me il problema è che dobbiamo andare a lavorare, e siccome ci sono tante persone qua che non vogliono andare a lavorare perché ci fa comodo, io dico, io sono la voce della verità, questo è il problema della sindaco, che non lo voglio votare. Grazie. Grazie a lei, consigliere. E il suo accesso è, non lo vedevo, è la sua. Prima che la memoria un po' si fa un po' di confusione, consigliere Romano, i 14 consiglieri che dice lei non si sono potuti, i consiglieri che ha detto lei, due consiglieri sono potuti per la vittoria del sindaco Giuffrida. Gli altri consiglieri hanno raccolto i frutti di con i quali hanno lavorato per gestionare la popolazione del dottor Giuffrida. E poi consigliere Luca, lei si può prendere le responsabilità, io sono entrato l'altro ieri, non c'è nessuna responsabilità né morale, tanto meno politica, anzi, in tempi non sospetti, 3 anni fa è uscito un manifesto quando c'è stato le crisi a livello amministrativo e il sindaco si adoperava per fare un'altra maggioranza e neanche rientrasse da casa, non so se ce lo ricordiamo questo manifesto, che i portiesi erano stanchi di assistere a nulla. Questo era un punto di partenza. Poi giustamente leggendo i firmatari, e non sono l'avvocato del sindaco perché non c'era più bisogno di avvocato il sindaco, leggendo i firmatari di questa mozione di sfiducia, escluso il consigliere Perria, a turno avete partecipato a questa giostra amministrativa di cui i cittadini non hanno visto niente per 4 anni e mezzo, e ora si vuole fare capire che in 6 mesi sono 180 giorni, 48 giorni sono il sabato e domenica, il comune è chiuso, succedevano Natale, Pasqua, Epifania, San Giuseppe, l'operatività amministrativa si riduce a 50 giorni. Non ci credo che è per il bene del paese, consigliere Luca. Non ci credo, perché se era per il bene del paese, 14 consiglieri di buona volontà si sarebbero riuniti 2 anni, 3 anni fa, quando all'inizio effettivamente c'era il nulla a morte. E siccome giustamente la questione tra la campagna elettorale e la realtà politica di questo consiglio comunale dovremmo essere noi a sfiduciarci, perché questo consiglio comunale non è stato capace di fare quell'incubo alle prestazioni a spinghie, poteva produrre qualcosa di sostanziale per la nostra cittadinanza. Allora noi per questo siamo, io personalmente sono per questo contrario a non andarsene a casa, perché io la dimissione di consigliere comunale c'è un fondo da 2 mesi, ma non è corretto politicamente a 60 giorni di vita amministrativa andarsene a casa addossando solo la responsabilità a capo amministrazione. Ma la struttura che hanno rappresentato tutto questo consiglio comunale, che cosa hanno prodotto?
quali sono queste produzioni che hanno fatto loro? Vabbè, io vorrei sapere, sì, non lo sapevo fra. Dice, lo struttore Lizzi ha prodotto questo, lo struttore Cane ha prodotto quest'altro. Che cosa hanno prodotto? Allora dovremmo essere noi a sfiduciarci, non l'amministrazione. Per quanto mi riguarda, tornando al 2009, il consigliere Berlia ha detto la campagna elettorale del 2009, democrazia partecipata, altre cose che si sono dette in campagna elettorale, belle parole, ma la sostanza qual è? Noi come classe dirigente e espressione della collettività, che cosa abbiamo prodotto? Se non inganni, bisticci a destra e a sinistra affinché la produzione questa qua, che siamo oggi 30 di ottobre e ancora si deve approvare il bilancio consuntivo che 10 o 8 9 consiglieri comunali 2 anni fa hanno approvato. Allora, che cosa, quale messaggio noi mandiamo alla nostra collettività? Così che dite noi siamo buoni, così non vuole avere la sua responsabilità e non ci copre. Io l'ho detto in tempo non sospetto, erano stanchi i cittadini di assistere a nulla. E questo consiglio, quando è uscito mi ha chiesto, che cosa dici? Si sono alternate le sedie degli assessori, ma non è che hanno prodotto una giustificazione morale e politica di quando stavano andando a concludere con il capo amministrazione. Ma successe. E allora come si vuole fare Casa Libero Paesi a 41 professione? Io non ci credo. Sì, io non sono uno solo. Io sicuramente politica non ne dovrò fare più. Però se ci sono delle responsabilità ben precise, ce l'abbiamo noi, il primo io, che sono conosciuto qua dopo 3 mesi. Ma come consigliere comunale se ne sono dimenticato. La passata legislatura, quando è quei panni c'erano seduti 4 individui sconosciuti, assessori di quel passo che non hanno fatto gli altri paesi, perché talmente eravamo codardi che non avevamo la fine politica di dire questo assessore rappresenta Fisichella, quell'assessore rappresenta Tagliantino. Questa è la politica che si è ridotto a uno straccio. Tant'è vero che prima non c'è proprio, e allora comunque non c'è. Pensa ancora di prima. Allora, non ci sosteniamoci noi. Andiamoci noi a casa prima e dopo se ne va il sindaco. Signori, ci sono altri interventi? Prego, grazie. Buonasera a tutti i presenti. Io e il mio gruppo siamo dei firmatari della mozione di sfiducia, non di questa sola, ma della prima, siamo stati firmatari. Io volevo pregare gli ultimi consiglieri che sono arrivati negli ultimi giorni, magari si vanno a vedere le delibere di giunta e le votazioni che hanno fatto con questa opposizione, dove sono pure io, per fare sì che alcune opere forse possono essere realizzate. Prima di parlare, a Pandora, ognuno prende buono per lui, per quello che ha prodotto e per quello che ha prodotto il suo gruppo. Il mio gruppo ha prodotto. Siamo contenti di essere qua, rappresentiamo una fascia di cittadini e siamo contenti di quello che è successo. Il sindaco ha dimostrato, non ci ha dato fiducia, dopo un anno e 2 mesi, ha ritirato le gente dei nostri assessori, non ha potuto amministrare con noi. Noi siamo pronti fino a quando dice la legge, fino all'ultimo dice il condizionale giorno, a farci una mozione di sfiducia, perché lo dice la legge, lo diciamo noi. È inutile che fantastichiamo, che cerchiamo di rabbrigarci sugli iscritti, di a 3 mesi, di a 4 mesi, di a 1 anno. Signori miei, qua sera, tutti abbiamo una responsabilità e quella appunto si ricadrà in questo comune, da questa amministrazione, che a nostro giudizio è stata incapace, a solo sta. Solo potendo fare qualcosa, solo per una buona, perché l'opposizione, dove ci siamo collocati pure noi, siamo stati così coscienti da votarci, da votare delle opere pubbliche qua in Consiglio Comunale, se no non avrebbe fatto nemmeno questo qua. Ora cosa possiamo dire? Un sindaco che ha deciso di amministrare questo comune con 4 amici, perché signore va, 3 amici ci sono.
che è un titolo che non è scelto, nessuna rappresentanza politica, qual è questo consiglio di noi qua stiamo parlando, tranne quella sua stessa. Che fa oggi il titolo qua al professore che glielo mette nelle sue liste? Cioè lui è un consigliere comunale, che ho parlato di Cinderetto, consigliere di Sighella, o caro presidente, di Cinderetto, tanto. Ma alcune volte questi credini ne votano lo stesso, tanto passano lo stesso, e ne approfitta anche forse della nostra buona fede e della nostra buona volontà. Io e il mio gruppo sicuramente ci sentiamo orgogliosi di essere stati a far parte in questa legislatura, perché tante cose sono passate grazie ai nostri voti, tante cose non sono passate anche grazie ai nostri voti. Però sicuramente noi riteniamo che erano voti per noi, per la salute. Per la salute, cioè, per la salvaguardia dei cittadini, scusate, per le tasche dei cittadini, per la salute pubblica. Volevo dire questo, io rispettavo anche una dichiarazione a nome di Dio del consigliere comunale, perché la stessa l'ha fatta, non ha votato, non ha firmato nemmeno la mozione di fiducia che abbiamo fatto due anni fa, giustamente era il momento buono, noi siamo sempre coerenti, noi vi ripeto, fino all'ultimo 180 giorno, se si è possibile rimandare questa testa a terra, noi siamo favorevoli, se qualcun altro la vuole presentare, un altro non la presentiamo. Ora, se non si parla appunto di qualcuno parla e dice no, io sono all'ultimo momento, qualcuno dice non la trovo opportuno, non è che siamo nella maggioranza, non è nell'opposizione, allora è vero, certamente c'è un piccolo attaccamento anche alla sede di parte di qualche consigliere comunale, o dice consigliere testa, dice quasi qualcuno non può andare a lavorare, perché dobbiamo sapere che da il gruppo e i consiglieri, non dice consigliere non vanno a lavorare, poi si vedono 30 ore di permesso che sono una settimana di permesso. E stanno bene. Anch'io presento, e anche gli assessori presenti, giusto? E quello sono stato il firmatario, sono quello che dovrò votare questa mozione, forse chiede non lo va a votare, e per questo motivo, e questo mi rincuora, perché di fatto non è perché, come giustamente voglio sostenere l'amministrazione, ognuno deve fare i motivi, quello ritiene che opportunamente ci dà un'opportunità politica, certamente perché non lo voto, perché non lo trovo giusto, tutte le 60 giorni, tra l'altro fa un altro tipo di osservazione. Però effettivamente lasciateci la mano sulla coscienza, per la questione di fiducia sono elencate una serie di cose che iniziano con me, per dire l'altro giorno facevo, era sempre una cosa che sento da dire, però io mi passavo la mano sulla coscienza e mi sono accorto di una cosa, dicevo come per tuo caso, che il paese di molto tanto in casa. Il piano commerciale, se davvero il familiare verso questo sviluppo commerciale, signori miei, io conosco paese di una certa volume, come se ne sono andati anche i cinesi non ci sono più, che sono in tutti i paesi del mondo, d'Europa, a volte se li erano, non ci sono mai di cinesi. Cioè questa è una cosa grave veramente che vorrei che vi faccia riflettere quale sviluppo commerciale ha portato avanti questa amministrazione. Questo è uno dei tanti punti. Oltre che nella fantasia, perché noi vediamo appunto nei giornali che il sindaco fa questo, ma dove sono? Sono nella fantasia del sindaco e dell'amministrazione che lo sta collaborando. Ora io questa sera vorrei appunto fare riflettere i consiglieri comunali. Io dico che il consigliere comunale che probabilmente è stato di tutti, è di noi. Che l'appartenenza l'abbiamo fatto con questo sindaco, dando la fiducia, detto no, detto come vai. Forse magari da dare uno cambia, invece non è così. Perché effettivamente si è rivolto come l'amministrazione passata, oltre i sei mesi, a gestire con quattro assessori, con tre vigili, perché nessuno più può andare a fare l'assessore. E poi è ora, diciamo che qualcuno si meraviglia anche perché si sta presentando questa mozione di sfiducia. Bastava solo un motivo per fare la mozione di sfiducia al sindaco, che è condannato. È quello che questo sindaco in 5 anni non ha mai presentato una relazione annuale. Dai signori, questo sindaco se ne è fregato di tutto il consiglio comunale, di tutti i cittadini, dicendo che io ho fatto una relazione ufficiale per iscritto, senza fare questi annunci fantasiosi dei giornali e allora si sta facendo quello, si sta facendo quello, che ci mancasse che un sindaco dopo 5 anni di amministrazione non porta avanti 2 o 3 progetti importanti,
quella cosa lì, zero, completamente zero. Allora, cari consiglieri comunali, questo è zero, noi abbiamo una grossissima opportunità. Quello di andarci a casa tutti. Sindaco e consigliere compresi, amministrazione compresa, andiamo tutti a casa, che ora andare a casa che si viva, viene il commissario, state tranquilli, non va a stigare, il commissario viene qua, se non preparare lavori, porterà avanti i progetti che già sono in delivery. Che non capisco che cosa, come dice giustamente per dire, che cosa si sta fare un sindaco dell'amministrazione, l'ultimo mese. Allora io direi, ma se ce la mano con la crescita, questa sera, e votare questa benedetta mozione di sfiducia, ci andiamo a casa tutti, liberiamo questo paese. Possiamo dichiarare che più che meno abbiamo fallito, e ci andiamo. Comunque, Presidente, io la ringrazio. Grazie a lei, consigliere Chirini, grazie. Prego, consigliere Sulete. La ringrazio Presidente, buonasera a tutti. È difficile fare un intervento stasera, si ha l'impressione comunque che si sia nel mezzo di una battaglia elettorale con molto tempo in anticipo, presi come dire dall'armone politico. Io penso che secondo il punto di vista come ci poniamo rispetto ai problemi, possiamo anche interpretarli, analizzarli e trovare una soluzione. Il punto di vista che sta prendendo questo consiglio, le persone che sono intervenute, sono il punto di vista della prossima battaglia elettorale. Io considererei invece di assumere il punto di vista degli interessi superiori della cittadinanza, se quest'atto effettivamente giova o meno ai cittadini di Monza. E questo è il motivo principale per cui siamo qua. Qua si passa il 95% del tempo a dire che quel tizio ha fatto carico, quell'altro ha fatto quest'altro, e io invece ti dici questo, invece tu faceste male, io tu dici peggio, eccetera eccetera. Ma confronti reali e tentativi di risoluzione dei problemi effettivi di questo paese se ne fanno? La mozione poteva avere un senso un anno, due anni fa. Oggi non se ne vede proprio la necessità, alla fine è mandato al limite di quello che è stato fatto per iniziare la legge, perché una dimostrazione non si possa presentare. Siamo in zona cittadina, anche questo invece di chiamarlo come punto a favore, consigliere Cudini, dovrebbe essere una cosa che dovrebbe farci riflettere. Anche in mancanza di risorse economiche, il consiglio e l'amministrazione potrebbero comunque fare di più di quello che potrebbe fare un burocrate mandato. Signori, cortesemente, signori, c'è un quartiere che sta parlando, vi ringrazio. Signori. Mandato altrove e non coinvolto negli interessi della cittadinanza. Per quello che è la mia memoria di questi 4 mesi, per le cose che ho visto passare in Consiglio Comunale, tra le cose che potremmo fare, c'è per esempio richiedere con maggiore forza i soldi dell'errore. Qualcuno addirittura tempo fa, quando abbiamo discusso questa cosa, invitava il sindaco ad indossare la faccia e andare a fare una manifestazione alla Vandita che ci dessero i soldi. Questo potrebbe essere un motivo perché questo Consiglio Comunale, invece di votare la propria decadenza, mi permette. Signori, cortesemente, il pubblico ci manca. Io credo che era fare i consiglieri. Ringrazio. Fare un intervento coerente. Se qualcuno. Scusi, consigliere Scudetto. Allora, signore, vi prego almeno di collaborare. Ci sono persone che non sono mai stati presenti. Ora stasera vengono e disturbano pure. Se vedi i giovani disturbare, andatene fuori. Grazie a buon Sillaggi, te lo svedete, gli strini, come si dice così? E non disturbare le persone che hanno intenzione di lavorare. Le chiedo scusa, consigliere Scudetto. No, mi scuso io per la situazione, ma no, guardate quello. Per esempio, avevamo detto e approvato a maggioranza di smuovere il problema della riapertura della scuola media, perché non c'è motivo che stia a chiudere la scuola media. Voglio dire, per questo motivo ne hanno chiuse 3 in tutta Italia, e una che cade, fatta da morte, e ne abbiamo chiuso. Prima di pensare alla scuola nuova, là ci si poteva battere, ma questo problema è passato, come dire, acqua sul mare, destinata a evaporare. Il consigliere Pavoloroso ha fatto tutta una ricerca per spiegare come con pochi soldi, senza pagare consulenza, si potesse mettere in sicurezza questa scuola,
cercava di parlare di problemi, di risoluzioni, non succedeva molto, come si dice a Bergamo Alta. Un altro problema potrebbe essere contribuire a razionalizzare l'utilizzo dei 95 dipendenti comunali, voglio dire, abbiamo votato, hanno votato, se potesse, se avremo 95 dipendenti comunali, ce la facciamo a farli lavorare con il sistema di voto nazionale, è possibile che alle 8 escono i ragazzi di scuola e non c'è nessuno a sorvegliare con 95 dipendenti comunali, colpa del singolo dell'amministrazione, non consigliere non può fare niente, non possiamo fare niente tutto insieme. Senza accusare, rimarcare, denunciare, ma per risolvere realmente il problema, questo mi piace. Per esempio l'altro giorno una cosa stupidissima, si parlava di discariche, di portare la salute, ma per carità, la discarica è un problema vitale, sia per le ripercussioni economiche, sia perché si capisca finalmente se fa male o meno, perché tra le sconfitte di questo Consiglio Comunale, la sua istituzione, c'è anche quella di non essere riusciti ad accettarsi, nonostante c'erano i soldi della Royalties, non essere riusciti a destinare anche il 3% della Royalties per capire finalmente se sta discarica fa male o meno. Si sente cosa, ma questa è una cosa soggettiva, fa male o no? Ci sono le patologie del colleghi, ci sono le polvere malaria, c'è chi lo c'è, fa puzza, ma fa puzza che si niente. Anche su questo, per esempio, signor Sino, l'altro giorno ci siamo incontrati, ci si preoccupa della discarica, la puzza e tutto smoghi, ma le dicevo, in Corso Sicilia, mia, c'è un livello di smoghi impressionante, di tutti i paesi hanno fatto un senso di marcia unico circolare, paesi più grandi dei nostri. Più grande il nostro colore, ma se no, a certo posto c'è un doppio senso, dentro il paese non lo conosce. Su questo non si può parlare, che là ci sono macchine che passano ininterrottamente, e ci sono pizzerie che iniziano a scuola, altezza, marmitte di scarico, non interessa a nessuno, perché giustamente è una cosa più importante, è la lotta politica. Ma la lotta politica a quale fine? Crediamo veramente che tutte queste cose riescono a sfruttare a nota un solo voto? Compresi chi che seguono in streaming, voglio continuare sul discorso della coerenza. La coerenza ha un senso se fate in nome di interessi superiori, non in nome di una bandiera. La coerenza ha un senso se fate in nome degli interessi superiori del paese. Capisco che quelli che per tanto tempo hanno contribuito e andato a fare leggere il sindaco e l'hanno accompagnato nell'amministrazione di fronte a diciamo un risultato non soddisfacente desiderano sbarcarsi, però questa è una cosa che create una perdita di credibilità che ricade sull'intero Consiglio Comunale e non la penso così come il consigliere Luca che diciamo l'intero Consiglio si debba assumere le colpe dell'amministrazione di quello che si è fatto, comprese le persone che sono arrivate a 4 mesi. E non si vince da quella mozione, non si vincono le responsabilità proprie del Consiglio. Così come non accetto che si dica che si voglia conservare la poltrona di consigliere per non andare a lavorare quando invece non sospetti, ho proposto di fare consigli comunali a dignità sui problemi del Paese, rinunciando sia al permesso che alla diaria. Io per primo sono disponibile da domani. Si parla di ora ragione. Aspetta, io sono un occupato e non ti devi permettere. Consigliere Sulele, tu hai i tuoi interessi, non è detto che tutti ce li hanno. Consigliere Sulele, e deve venire quel signore, non me, presidente, quel signore, perché siccome io per le sue cose la resta così, è convinto che tutti gli altri devono fare qua niente. Detto questo, signor Sindaco, non posso non stigmatizzare il suo comportamento politico. Perché? Capisco che gran parte della struttura deriva da questa legge elettorale che fa pari a morte a chi è mandato e non coinvolge, non spinge il Sindaco, l'amministrazione a ricercare maggioranza in Consiglio. Capisco che gran parte di questo modo di fare è legato su una legge elettorale sbagliatezza. Però in assenza di maggioranza in consiglio si viene, non si nomina l'assessore, si viene in consiglio, si fa un programma di 4-5 punti indispensabili per la nuova coalizione
e si dice al Consiglio di dare una mano, cosa che intendono sospetti prima della presentazione della mozione di sfiducia. Io ho detto lei un confronto, diciamo, franco e cordiale. Detto questo, è chiaro che la mia posizione è diversa in parte da quella del collega Festa, con cui condividiamo lo stesso partito. È una divergenza di opinione su tante tante altre cose, saremo senz'altro d'accordo, però è una divergenza di opinione che oggi nel nostro partito ci possiamo permettere. Se ci sono stati 101 che non hanno votato a Prodi, noi possiamo permetterci qua all'interno di questo consiglio questa dialettica. Vi ringrazio. Grazie, grazie per il suo intervento, grazie. Lo spiegare è tipo che non sono in casa. Prego, consigliere Pesce. Signora, per favore. Qua lo spiego. Ha un bel dato di ciò, volevo dire, 101 non è che era pretendo che non dovevano seguire. Va bene, a parte questa breve sospensione, delle ordini comuni di intervento, con la speranza che la fanno continuare, se no intervengo io. Grazie. No, dicevo, non è che i 101 siano un modello da seguire, semmai è quello da combattere. Quindi il portare come mezzo di paragone per la divisione, per divisione non è, perché sono parte insomma di punti diversi, quindi prendo il tempo questa precisazione da parte del consigliere Scuderi. Diciamo, non volevo entrare nel merito degli interventi degli altri colleghi, ma ascoltando insomma il giro di interventi non posso che fare un breve accenno. E ascoltando la discussione mi sembra non di essere nel mio paese a Motta, ma mi sembra di ricordare un libro che lessi qualche tempo fa, che è quello di Calvino, in cui si parlava della città di Eugenio, la città in cui la memoria si scambiava ad ogni solstizio e ogni ginocchio, diciamo, un luogo in cui tutto diventa tutto per poi ritornare ad essere nulla. E avrebbe senso fare una discussione su ciò che vedo, su ciò che vediamo, che poi penso sia anche la cosa un attimino più rilevante. E ne ho sentite tanti in questi giorni, e so benissimo che le motivazioni dei colleghi consiglieri sono delle più svariate. C'è chi vota la sfiducia per vendetta, c'è chi la vota per fare una rivincita a qualcun altro, c'è chi vota la sfiducia perché vuole dare un segnale, c'è perché si prepara la campagna elettorale, le motivazioni sono tante. Ma l'importante, credo, di fronte a una domanda del genere, che è la domanda: vuoi continuare, non importa se siano 6 mesi, se siano 2 anni, se siano 3 anni, vuoi continuare a dare fiducia a questa amministrazione? Ecco, rispetto a questa domanda penso che ogni giustificazione diventa superflua. Allora, la linea che abbiamo tenuto e che continuiamo a tenere è questa: a domanda e risposta, in maniera genuina, senza fare pretattica e tattica elettorale, ma cercando di portare sul piatto quelle che sono le opinioni di buona parte o di una piccola parte dell'elettorato, che forse è quella che rappresentiamo, ma che comunque cerchi in qualche modo di entrare nelle logiche politiche di questo Consiglio Comunale e far sì che un gruppo o più gruppi politici riescano a incidere nella vita politica amministrativa. Allora, magari voi pensate di non aver visto cose che invece molti cittadini
hanno visto cose che sono successe, che sono accadute, e cose che soprattutto invece non sono accadute. E non è che questo non è stato, sono state viste, perché c'è un complotto, ci sono delle indagini, c'è il tipo che scrive sul blog, o sono solo ragazzi sfigati che non hanno nulla a che fare. È una visione, generale che spazza un attimino le stanze del palazzo e che prova a inglobare la maggior parte dei cittadini moltesi. Ed è questa la visione che oggi vince. È la visione di una politica che non si chiude in se stessa, che non vota una mozione di sfiducia piuttosto che una proposta di deliberazione sulla base di ciò che gli conviene, ciò che è più opportuno fare. È una politica un attimino che spazia, che riesce a rompere quelle porte blindate del politicismo, che poi il politicismo è asfissiante. Io ho sentito interventi stasera veramente assurdi, in cui ci si rimbalza delle cose per fare più punti rispetto a qualcun altro. Questa non è una partita di calcio, non è che se io ho votato la mozione di sfiducia e l'abbiamo fatta, ma dico quella precedente partiamo con un gol di vantaggio, allora lui non ha fatto una parte dell'amministrazione 1-1 e fa l'accento. Non è questo il discorso è: abbiamo una proposta, abbiamo una domanda, alla domanda bisogna rispondere. E stasera c'è una scelta politica da prendere, e credo che non basti scrivere su Facebook o parlare in piazza di quante cose brutte ci sono, quante cose belle ci sono. Siamo consiglieri comunali, siamo chiamati al voto e siamo chiamati eventualmente a certificare il fallimento di una compagine politica che coinvolge tutti, non coinvolge il sindaco, non coinvolge l'assessore, non coinvolge il vicino, coinvolge tutti, consiglio comunale compreso, anzi soprattutto il consiglio comunale, che è partito con una maggioranza e che è finito con un nulla di fatto. Quindi è una crisi generale. Allora il mio appello stasera è quello a non bendare gli occhi, altrimenti rischiamo di ritrovarci come in quel romanzo di Giuseppe Saramago in cui la cecità diviene contagiosa. Allora piano piano tutti diventiamo ciechi senza accorgerci della città in abbandono, della città che fa in fiamme. Proviamo un attimino ad aprire e sviluppare tutti i sensi e votare questa proposta di deliberazione sulla base di questo. E basta fare un giro nei social network, il social network non è l'inferno, non è che non nei social network iniziano i consiglieri con le croci tra le mani. Il social network è uno spaccato di società. E se buona parte delle critiche provengono da lì, vuol dire che quello spaccato di società bolla negativamente questi 5 anni di amministrazione. Allora basta andare lì per farsi un'opinione generale. La discussione che c'è stasera, quindi io vorrei la riflessione soprattutto, che fosse sulla base del passato, di quello che è stato in questi 4 anni, dal 2009 fino ad oggi, e non sul futuro, perché il futuro è imminente, tra 6 mesi si vota. Io non c'è più nulla da fare proposte, da parlare, da dire possiamo fare questo, possiamo fare quell'altro. C'è l'ordinaria amministrazione. Allora, parliamo del passato per una volta, non parliamo del futuro. Anche perché, voglio dire, parlare del futuro oggi significa parlare di quelle tattiche, quelle strategie, quelle tattiche, che francamente a me non piace. Comunque piace farne, invece farne fuori dal Consiglio Comunale, non dentro il Consiglio Comunale, alle spalle di tutte quelle persone che ci hanno dato fiducia singolarmente, chi più chi meno. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Mazzoni. Grazie, Presidente. In un consiglio come questo, naturalmente, nonostante il mio capogruppo abbia già fatto il suo intervento, è ovvio che è il mio dovere fare una riflessione personale. In linea di principio, io mi ricordo benissimo la seduta della mozione precedente, e siccome mi ritengo una persona coerente nella vita e in politica, io esprimo esattamente il mio parere, così come lo ho espresso quando ci fu l'ultimo consiglio. Io sono contrario alla mozione di sfiducia come principio, e l'ho detto anche in quell'occasione. Per me un'amministrazione non è votata dai consiglieri, ma è votata dalla cittadinanza. Allora la cittadinanza ha il dovere di viverla fino in fondo e di rivotarla qualora fosse stata completata la
questo, mandatela a farsi in maniera soddisfacente, o mandarla a casa, quindi non rivotarla, perché il voto è iscrizione per tutti i libertari. Il Consiglio Comunale può, se vuole, fare una riflessione personale e dire abbiamo fallito. Io mi dispiace, non mi sento una fallita. Questa è la mia prima esperienza in Consiglio, nelle istituzioni. Io ho fatto quello che ho potuto. Sono stato un consigliere di opposizione dal primo momento, lo sono tutt'oggi. L'opposizione, a mio parere, ha il compito di controllare l'operato della maggioranza dell'amministrazione, e quello che ho fatto. Ho votato sempre secondo l'opposizione costruttiva, come diceva il consigliere Occhipinti, abbiamo votato delle delibere che abbiamo ritenuto giuste per la cittadinanza, quindi non abbiamo votato né per simpatie né per antipatie. Ho cercato sempre di votare per quello che potesse essere il benessere della cittadinanza, compreso l'ultimo consiglio, ci siamo battuti col consigliere Vetta per la commissione dell'ambiente. Io mi auguro che anche il consiglio possa continuare, perché mi sembra veramente brutto ripresentarmi, se decidessi di ripresentarmi alla cittadinanza dicendo ho fallito, adesso ricordatemi che la prossima volta sarò più bravo. Io non mi sento di fare questa dichiarazione. Io dico alla cittadinanza, io ho fatto quello che ho potuto. Certamente avrei potuto fare meglio, certamente farò meglio, ma non mi sento di dire che sono una fallita, né che questo è un consiglio comunale fallimentare. È vero che in politica può succedere tutto e il contrario di tutto, ma lo vediamo anche a livello nazionale, voglio dire, noi siamo un piccolo paese. Sappiamo cosa può succedere, chi sarebbe aspettato che a livello nazionale il governo si fosse richiesto. Queste sono delle cose che purtroppo in politica succedono, ma io spero e mi auguro che succedano per il benessere di un'Italia che è veramente in crisi e che anche noi viviamo nel nostro paese. Io non credo che il sindaco a casa o il consiglio comunale a casa alla cittadinanza possa un bene, forse non porta neanche un male. Però ritengo e voglio fare il mio dovere fino all'ultimo. Questo è il consiglio che decide che dobbiamo andare più per casa che per venga. Tra l'altro, così per vostra conoscenza, io lavoro, ho un contratto a tempo determinato, privato, quindi non prendo mai permessi, non ho neanche interessi personali di questo tipo, questo è tutto per conoscenza. Questo mi sentivo di dire, io non sono contente, però ho scelto questo mezzo perché mi piace. E ritengo che questo paese ha tantissime potenzialità, veramente belle. E se noi non smettiamo di beccarci l'uno con l'altro e insieme facciamo dei progetti e li portiamo avanti, io ritengo che saremo non un consiglio vincente o un'amministrazione vincente, ma un popolo vincente. Grazie. Grazie a lei, consigliere Passione. Credo che non ci sono altri interventi. No. Aspetta un attimo, vediamo. Si prenoti con quello, tanto non c'è nessuno, si può prenotare con quello del consigliere Vetta. A posto, perfetto. Grazie. La ringrazio, signor Presidente. A questo punto, non per impensarmi, ma io in questi anni non ho mai chiesto un'ora di permesso, eppure esplico la mia attività professionale dall'82. E non ho mai richiesto un solo permesso, ho continuato parallelamente la mia attività professionale e quella consigliare, mai 5 minuti di permesso. Detto questo, viste le citazioni letterarie, ne faccio una anch'io. Non eravamo messi d'accordo con il consigliere Pesta. Io ho scritto il cavaliere inesistente dello stesso cuore. Perché dico il cavaliere inesistente? Perché in realtà il cavaliere è colui il quale deve fare in modo che il cavallo corra, salti gli ostacoli, programmi l'altezza dell'ostacolo e ha il ruolo più importante, colui il quale conduce, e cioè il sindaco insieme ai suoi assessori da lui nominati, che sceglie i suoi assessori. Con questo cosa voglio dire? Che visto il potere che ha il sindaco nell'elaborare un programma che sottopone al consiglio, il ruolo più importante inevitabilmente, in maniera indiscutibile, quella dell'amministrazione. Un'amministrazione che è stata fallimentare.
quando, come ha ben detto il consigliere Petta, aggiungo che io ho fatto parte della maggioranza e di fatto io non ho mai fatto alcuna dichiarazione di essere passata all'opposizione. Se controllate nei verbali non risulterà un solo rigo dove io affermi di essere passata all'opposizione. Ma questo perché? Perché in realtà sono stata sempre molto critica nei confronti dell'amministrazione. Anzi, questo mio atteggiamento è stato inteso in maniera errata, sbagliata da parte del sindaco e da parte dell'amministrazione, perché anziché percepire nella maniera giusta il mio appoggio non incondizionato, non sottometto, ma critico, volevo insieme al sindaco che avevo appoggiato nel ballottaggio, volevo produrre qualcosa di positivo per il paese. Allora io faccio un distinguo tra il mio lavoro e quello di altri consiglieri, non mi permetterei di dire soltanto il lavoro mio, ma anche quello di altri consiglieri, è stato proficuo. Noi abbiamo cercato di rendere partecipe l'amministrazione delle lamentele da parte della cittadinanza, abbiamo cercato di portare in questo contesto, ma anziché prendersi nella maniera giusta come una critica per cercare di fare meglio, il sindaco le ha indette come critiche distruttive, anzi ripetendo un suo termine, come un modo di vomitare, questa è stata un'accusa che il sindaco mi ha mosso, di vomitare in consiglio. Allora, se la critica costruttiva da parte addirittura di un consigliere di maggioranza viene indetta dal sindaco come un voler vomitare in consiglio ciò che era soltanto il pensiero della cittadinanza, qui è stato l'errore da parte del sindaco nel non aver voluto assolutamente dare ascolto alle critiche costruttive per il bene della nostra comunità, nell'aver voluto creare questo scollamento con i consiglieri, non soltanto io, ripeto, che come noi volevano collaborare con lui per rendere operativo quel programma che era sulla carta, non l'ha voluto. E piuttosto, anziché volere questo, che cosa ha preferito dall'inizio della legislatura? Affidarsi ora a questo, ora a quell'altro consigliere, ma non tanto per realizzare il suo programma, e lui richiede, secondo il mio modesto parere, il suo errore. Anch'io ne avrò commessi, ma lì secondo me richiede il suo errore, nell'essersi appoggiato ora a questo, ora a quel consigliere, di questo, quel gruppo, per andare avanti, ma per andare avanti nel senso per continuare così come è continuata questa amministrazione, per arrivare così come siamo arrivati adesso, ma non per realizzare, perché altrimenti la critica costruttiva di una che come me l'aveva voluta appoggiare con forza doveva essere assolutamente presa in considerazione. Mi dispiace anche che il consigliere Scuderi citi delle cose di cui non sa, che non conosce, parla di royalties, ma lui ne parla senza sapere che ad esempio, se in quella mozione c'è scritto che ad esempio molte interrogazioni non hanno avuto risposta, quelle interrogazioni sono le mie. Io non ho avuto alcuna risposta dall'amministrazione. Di che cosa parla il consigliere Scuderi? Quelle interrogazioni provenivano dalla cittadinanza che voleva attraverso me porgere delle sollecitazioni al sindaco. Il sindaco ha ritenuto che fosse un modo per vomitare, invece non erano delle sollecitazioni da parte di un consigliere di maggioranza che l'aveva appoggiato, sollecitazione a realizzare quello che la cittadinanza voleva, quindi non era il modo per vomitare. Ecco l'allontanamento, lo scollamento da parte del sindaco, meno allontanarsi da consiglieri come me, significa lo scollamento nei confronti della cittadinanza, perché erano le esigenze della cittadinanza, erano le lamentele della cittadinanza che portavo qui. Non era un modo per vomitare, come è stato detto. Qui è stato l'errore. Ciò nonostante, io sono sincera, non come lo sono sempre nella vita di tutti i giorni, io sono convinta
che questa mozione non approverà nulla e non sarà probabilmente approvata, e quindi la mozione di fiducia del sindaco, secondo il mio parere, alla fine non verrà approvata, perché ci saranno sempre i consiglieri che poi si atterranno dalla votazione, quelli che usciranno dall'aula, alla fine il numero non verrà raggiunto per l'approvazione della mozione di fiducia. Nonostante questo, quando mi è stata, me l'hanno presentata, io l'ho firmata così come ho firmato la prima mozione di fiducia. Quindi, e cioè, il mio era un percorso di un consigliere che ha appoggiato nel ballottaggio questo sindaco, che ha creduto in lui, che nel momento in cui non ha prodotto quello che avrebbe dovuto produrre, e nel momento in cui il sindaco non ha, si è voluto allontanare e non ha voluto più avere questo rapporto, questo apporto costruttivo, ecco, in quel momento è chiaro che io, sia la prima volta che in questa seconda occasione, ho votato allora e ho votato nuovamente la fiducia. Con questo ripeto, nonostante io fossi consapevole del fatto che probabilmente non si approverà a nulla, io voglio che rimanga agli atti, come diceva bene il mio capogruppo, il consigliere Fetta, io desidero che rimanga agli atti questo, diciamo, questa mia volontà di affermare, non che la mia attività o quella di altri consiglieri è stata fallimentare, ma che è stato fallimentare il risultato che abbiamo ottenuto è fallimentare, non il nostro operato. Io non mi sento assolutamente, perché ho tutte le interrogazioni presentate, ho una serie di documenti, tra cui quello per chiedere l'annullamento dell'autorizzazione per l'avviamento della discarica, documento che è stato proposto qua e firmato da me in consiglio per la prima volta nella storia del paese. E altri consiglieri hanno fatto la loro parte, non posso addossarmi assolutamente alcuna responsabilità, nessuna responsabilità. Quindi non accetto di sentir dire che il consiglio ha fallito. Il consiglio non ha fallito, il sindaco e l'amministrazione non ha voluto collaborare con quella parte sana del consiglio. Con questo non voglio dire che ce ne sia una parte che non lo è, dico soltanto che non si può fare una generalizzazione, e molti consiglieri come me si sono impegnati, ma il sindaco non ha voluto assolutamente dare ascolto a questa parte del consiglio. Il sindaco non ha voluto, ha ritenuto che si trattasse soltanto di critiche sterili e prive di significato. Grazie. Grazie a lei, non riesco a lasciare. Io ci sono altri interventi. Cioè, il sindaco, faccio un altro intervento, chi è? Così è per il sindaco, facciamo parlare chi non ha parlato, lei non ha visto. No, non abbiamo mai visto, perché può essere che... Prego. Da premettere che io non ho difeso l'amministrazione e neanche ho condannato il consiglio comunale, però per fallimentare voglio intendere io che è stata votata il consiglio scorso una proposta forse fatta da lei per istituire una commissione per la discarica, che è stata proposta dopo 5 mesi in questo consiglio comunale, un bilancio consultivo che doveva essere approvato da questo consiglio comunale entro il 190, mi sembra, entro il primo fine settembre, siamo a novembre e ancora se ne discute. Che cosa significa? Che c'è qualche problema, chiamiamolo fallimentare, chiamiamolo volontà di non fare niente, chiamiamola come vogliamo, ma i risultati sono questi. Grazie. Prego, Tim. Presidente, grazie, visto che insomma hanno parlato tutti, visto che io ho una nuova replica la faccia, non tanto per di tempo per altre cose, ma per chiarire alcuni aspetti che sono importanti. Dunque, intanto la mozione di sfiducia che è stata letta
si erige, penso che l'abbiano detto tutti, è una mozione di fiducia politica, non è una mozione di fiducia amministrativa, e per la maggior parte è una mozione di fiducia politica. Ma è chiaro che questa mozione di fiducia sia una mozione di fiducia politica nei confronti dell'amministrazione, nei confronti del sindaco. E poi è stata colorita, diciamo, da tante altre cose, ma diciamo si evince in modo chiaro. È stato detto anche, io non lungi dal pensare che non fare polemica con nessuno dei consiglieri o amici, perché non l'ho fatto un anno e mezzo fa, quando è stato fatto la mozione, mi sono lungi da poter pensare di fare polemica con consiglieri comunali questa sera, non è molto più categorico assunto, cito semplicemente alcune cose, perché è ovvio poterlo citare, dovrebbe citare, giusto? Sia una mozione politica, una mozione scritta politica, perché è stato detto anche da qualche consigliere comunale, dico, non l'ho detto io sto semplicemente ripetendo quello che è stato detto. Motivazione per essere più varie, lo hanno detto, non l'ho detto io, vendetta, ridicca, perché sono in campagna elettorale, è normale, è logico. Certo, è chiaro, mi viene anche da pensare che offre, diciamo, queste motivazioni, probabilmente, sicuramente, ci sono anche delle lobby dietro, perché questa mozione di sfiducia cade in un momento particolare, che diciamo poi si vedrà, diciamo, come va a finire, lo scopriranno i consiglieri comunali più in là eventualmente, giusto, sia se passa sia se non dovesse passare, giusto? Quindi diciamo probabilmente c'è anche una spinta esterna, quindi una motivazione esterna, non di tutti i consiglieri che l'hanno firmata, per carità, se guarderei bene, giusto? Ma che da una parte di consiglieri comunali che l'ha firmata e che l'ha proposta, sicuramente c'è questo tipo di spinta, cioè da altre cose, cioè non motivazione soltanto perché si è in campagna elettorale, perché c'è qualche vendetta o c'è qualche altra cosa che la condizionamento. Ci sono anche delle spinte, perché è chiaro che ci possono essere problematiche molto più grandi che interessano anche il nostro territorio. Quindi probabilmente, perché mi pare, diciamo, illogico che questa mozione di sfiducia ricada poco prima delle elezioni. Qual è la ratio, qual è lo scopo? Noi facciamo una mozione di sfiducia per andare in elezione anticipatamente. Non si va anticipatamente in campagna, però le elezioni si faranno sempre il prossimo anno a maggio, per cui non c'è neanche questo tipo di motivazione. Ecco perché io ritengo che ci sono delle cose diverse che, diciamo, che se sono inserite magari successivamente, per carità, giusto. Io ho poco di che difendere, si è parlato di cose di chimere, si è parlato di opere aleatorie, si è parlato di cose che forse perché sono sotto gli occhi di tutti, si parla di questo, si è parlato del fatto che i cittadini mi odiano, e sicuramente ci saranno delle frange politiche che chiaramente non sono favorevoli, ma io questo grande odio, diciamo, nei miei confronti non lo riscontro, diciamo, sì, qualcuno magari, per carità, o perché dal punto di vista politico o dal punto di vista ideologico, diciamo, non è in sintonia con me, per carità, la vede diversamente. Questo non vuol dire che siamo nemici e l'un contro l'altro armati. Possiamo essere, diciamo, avversari politici, in realtà questo ci sta bene, ma nemico non credo io di avere molti nemici, non credo neanche di aver fatto del male a delle persone, per cui non credo di avere molti nemici. Che l'amministrazione, io personalmente, gli assessori che, lo dico ad alta voce, si sono susseguiti in questi anni, hanno lavorato senz'altro e sotto gli occhi di tutti. Noi non abbiamo fatto dei proclami come sono stati fatti nel passato, fatto, noi non abbiamo fatto niente. Noi quello che abbiamo fatto è quello che potete vedere, quello che non abbiamo fatto è quello che potete pure vedere. Noi sicuramente abbiamo molti torti, ma abbiamo anche delle cose a nostro vantaggio. Quindi ritengo che questa diciamo mozione di sfiducia
è una mozione di sfiducia politica, perché ci sono delle argomentazioni politiche, meglio diciamo togliere di mezzo un avversario politico che potrebbe, non tutti la pensano così, per carità, guarderei bene, ma dire che il 90%, il 100% dei consiglieri comunali, ci sarà comunque qualche consigliere comunale che la pensa anche in questo modo, meglio togliere di mezzo un concorrente, un avversario politico, eccetera, per avere più spazio, per avere più possibilità di manovra e così via di seguito. Quindi io la leggo sotto questo aspetto e la leggo, ripeto, anche sotto l'aspetto che c'è qualche cosa esterna che l'abbia prodotta. C'è qualche cosa esterna che l'ha prodotta, perché adesso si dovrebbe andare a discutere cose importantissime, si dovrebbe andare a discutere sul nostro territorio, si dovrebbe andare a discutere, perché no, sulla salute, perché no? E su questo chiaramente ci sono già degli incontri che sono avviati. Io personalmente l'ho già detto nel passato, lo ripeto, non credo di aver formalizzato un atto a favore e quindi a svantaggio della salute dei nostri cittadini, non l'ho mai formalizzato. Nell'ultima riunione che c'è stata ho fatto il mio intervento, non mi sono chiuso e trincerato dicendo vabbè tanto non punto niente, no, io punto. Io conto e conto per quello che sono, come si dice, non è stato per il mio territorio. Conterò ancora di più alla prossima riunione, perché non farò come è stato fatto nel passato, che me ne laverò le mani, semplicemente andrò a questa riunione e farò valere le tesi del nostro territorio, se dovesse restare in carica. Se non dovesse restare in carica, sicuramente lo farà il funzionario regionale, perché non dovrebbe farlo. Il funzionario regionale dovrà tenere conto di quello che è il nostro territorio, lo farà sicuramente, per cui non c'è nessuna preoccupazione, né se restiamo né se non restiamo. Io ripeto, non voglio fare, e già me l'ero diciamo imposto all'inizio, non voglio fare un tipo di intervento che sia diciamo che possa entrare diciamo in conflitto con i consiglieri comunali, quando hanno detto. Io le ringrazio tutti, dal primo all'ultimo che ha parlato, sia chi ha parlato bene sia chi ha parlato male. Non c'è stata nessuna difesa da parte di nessuno, c'è stato uno scambio di idee politiche da parte di un gruppo rispetto a chi aveva firmato la mozione di sfiducia, per cui ritengo che questa dialettica politica ci sta. In campagna elettorale ci entreremo subito dopo, ci entreremo facendo capire quali sono le nostre ragioni e quali sono le nostre non ragioni, ci entreremo spiegando ai cittadini quello che è stato fatto, ci entreremo spiegando ai cittadini quello che non è stato fatto, quello che ha prodotto l'amministrazione e quello che non ha prodotto l'amministrazione. Nel momento debito si farà, anche se il Consiglio Comunale è il posto dove si fa politica. Però siccome questa non è la serata data, anche perché ho visto purtroppo che c'è stata qualche tensione da parte di qualche consigliere e anche da parte di qualche cittadino, io ritengo che è bene invece mantenere diciamo, i toni democratici, i toni corretti. Io ringrazio tutti per avermi ascoltato. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono interventi, io credo che è doveroso anche da parte mia un attimino spogliarmi di quella che è la figura del Presidente del Consiglio, perché è giusto che anch'io dica la mia, anche se mi dispiace e non condivido l'intervento del consigliere Ugolano quando dice che io sono Presidente del Consiglio, mi dovevo dimettere o dovrei dimettermi per esprimere quello che è la mia posizione. Qua si è parlato di coerenza, si è parlato di vendette, si è parlato di opportunità politiche, si è parlato di tutto. Io ci tengo con molta tranquillità a ricordare ai signori presenti e soprattutto al sindaco Giuffrida, perché io contro Angelo Giuffrida non ho mai avuto niente, anzi in tempi non sospetti, a differenza di qualcun altro, io ho scelto Angelo Giuffrida.
tutti quanti sappiamo, non sto qua ad elencare nulla e tantomeno a vantarmi o a vendere quello che io ho dato ad Angelo Giustanzi, al sindaco Giustanzi, per se ho contribuito o meno in maniera notevole o in maniera poco incisiva alla sua elezione al sindaco, se fino a novembre del 2012 sono stato una persona corretta, leale, l'ho sostenuto in tutti i luoghi, in tutti i posti, e quante volte mi sono ritrovato a dialogare con l'opposizione per indurla a ragionare e a fare delle scelte per il bene di questo paese all'interno di questo consesso. Questo lo sanno tutti, ma più di tutti, tutti in assoluto, lo sa il sindaco Giuffrida. Quindi io stasera non volevo intervenire così in tal senso, ma sto dando una spiegazione ancora più dettagliata, perché il consigliere Iuculano mi parla di coerenza. Io fino a novembre 2012 ho difeso il progetto Giuffrida in tutti i modi. Quando mi sono reso conto, ed è mia abitudine, fa parte della mia indole caratteriale, che quel percorso non poteva più andare avanti senza sé, senza ma, senza forze, senza ambiguità, senza nascondermi, in questo assise ho letto un documento e ho detto: io mi allontano da questa amministrazione perché non mi piace più, non mi vedo più all'interno di questa amministrazione per la nuova giunta che è stata costituita a mia insaputa e a insaputa della squadra dove io appartenevo. La chiamo squadra perché era una squadra. Signori, cortesemente, sto parlando, vi prego, perché signori è giusto che tutti sappiate, e molti erano presenti, il sindaco Giuffrida era presente, a oggi l'assessore Zuccarello era presente e altri presenti, quando la sera prima si fa un progetto politico senza la figura del consigliere Iuculano e senza la figura di nessuna consigliere del PDL. L'indomani, senza dire nulla a nessuno, viene nominato assessore Iuculano. Io non ho nulla contro il signor Giacomo Iuculano, nulla, avrei desiderato che almeno ne fossi venuto a conoscenza. E siccome già tantissime altre volte è accaduto ciò, e l'amministrazione in quel momento particolare e anche prima non aveva dato una grande svolta al paese, ho deciso di fare un altro percorso, senza litigare con nessuno. In questa sede ho letto il documento e lo potete andare a rileggere con molta trasparenza assoluta. Quando c'è stata la sfiducia, il sottoscritto, proprio per dare ancora più forza ad Angelo Giuffrida e dimostrare la mia amicizia e che ancora il progetto poteva essere salvabile, non ha votato la sfiducia, si è astenuto. Però oggi devo utilizzare la frase che mi ha tolto di bocca il consigliere Festa, quando dice: tutti quanti qua dentro dite parliamo di lavoro, non lavoro, tutte queste sono, credetemi, secondo me, stupidaggine, non me ne volete se uso questo termine. Oggi vi dovete fare una domanda: volete ancora dare fiducia a questa amministrazione? Questa è la domanda. Se la volete dare, e allora bene, votate contro la sfiducia. Se non la volete dare, votate la sfiducia, perché non può esistere che mi dite, e non me ne voglio, io sto esprimendo solo il mio parere in assoluta tranquillità, così come ho ascoltato voi, vi prego di ascoltarmi, non per forza la dovete pensare come me. Non mi potete dire qua dentro: no vabbè, ma tanto manca i 5 mesi, oppure qualche consigliere si fa il conto fra San Giuseppe e i vari santi. Allora, siete convinti di che questa amministrazione così facendo possa fare meglio di un normalissimo commissario? Bene, dategli la fiducia, qua in piena tranquillità, non c'è problema. E vi prego, non interpretare questo mio intervento. Io, a differenza di qualcuno che magari ha detto qualche parola un tantino, credo, fuori luogo, io nella mia vita non sono in politica, non ho mai avuto vendette da consumare,
e tantomeno ho portato rancore nei confronti di qualcun altro. Mai, mai. Io Angelo Giuffrida l'ho rispettato, lo rispetto e lo rispetterò sempre. Il dottore Giuffrida uguale. Il sindaco Giuffrida, solo politicamente, non ho nulla più da condividere con lui. Questo è il motivo perché io voterò favorevolmente alla sfiducia. Solo questo. Quindi non mi parlare di coerenza, perché io sono stato sempre coerente. Sempre. Sempre. Non sono stato una volta all'opposizione, una volta alla maggioranza con incarichi in giunta. Io sono presidente del Consiglio perché 14 consiglieri mi hanno votato, non perché il sindaco mi ha dato l'incarico. A me non mi è stato dato nessun incarico. I cittadini mi hanno onorato e pregiato del loro sostegno, facendomi alla fine risultare il primo degli eletti di tutto il paese, e non è un motivo di vanto. Questo ce lo dobbiamo ricordare. Soprattutto se lo devi ricordare il sindaco Giuffrida, perché io contro il sindaco Giuffrida non ho nulla. A novembre ho solo deciso di cambiare percorso. Invito qualche consigliere qua, magari in un'altra sede facciamo un altro consiglio comunale. Se da novembre adesso, e questo mi rivolgo a te sindaco, se tu lo puoi fare, fallo davanti a tutti. Ormai ritardato, ostacolato i lavori o l'amministrazione, grazie all'ausilio dell'ufficio di presidenza, alla signora qua presente, a sempre prima che ne arriva una tua richiesta io lo mando in commissione lo stesso giorno e invito qualcuno dell'amministrazione, il sindaco, a dire il contrario. Ti prego, se c'è qualche atto, caro Angelo, lo puoi dire pubblicamente. Mai. E fino all'ultimo così farò il Presidente del Consiglio. Se mi onoreranno mi faranno la parte. Quindi le nostre vedute si sono divise a novembre, ma io non ho nulla contro la persona Angelo Giuffrida, nulla, che sia in caro qua dentro, e lo posso dire a tutti. E così come ti sto parlando pubblicamente, caro Angelo, se tu hai qualcosa da dire, lo puoi dire. Se io ho ritardato un solo atto della tua amministrazione, della tua giunta, se lo Questa è una questione politica qua, che abbiamo trattato. Io sto realizzando i motivi perché voterò la sfiducia. Solo questo. Io già ho ringraziato tutti, sia quelli che hanno votato, sia quelli che hanno votato. Solo questo, solo per questo. Ci teniamo a dire tutto quello che ho detto e a narrare questo discorso, perché non vorrei essere preinteso, perché sottoscritto è coerente. E mi dispiace che il consigliere Juan abbia detto questo, perché io come uomo non ho nulla da dire contro di lei, ma è stata lei l'unica persona che mi ha detto e mi ha rivolto delle frasi che secondo me, secondo solo me, solo il mio modesto parere, non so il parere degli altri, potevano pure essere fatte almeno di essere dette, potevano pure non essere dette, guarda. Perché qua dentro non posso fare con il Presidente del Consiglio, stiamo parlando di una mozione di sfiducia che non votiamo tutti i giorni, consigliere Juan. Lo sono stato, e lei lo sa. Lo sono stato. Va bene. Signori, io se mi sono prolungato vi chiedo scusa e vi ringrazio per aver avuto la pazienza di avermi ascoltato. Allora, se non ci sono altri interventi, mettiamo ai voti la sfiducia, naturalmente per appello nominale. Se qualcuno vuole delucidazioni circa la votazione, se vogliamo dare oppure... Allora, nominando scrutatori il consigliere Iuculano, il consigliere Cantone e il consigliere Spezza, procediamo per la votazione per la sfiducia, la votazione nominale. Quindi iniziamo, io chiederò, mi corregga l'autoressa se sbaglio, io chiederò consigliere, dico il nome, è favorevole con la F, favorevole
ha la sfiducia, quindi di conseguenza chi vota sì vuol dire che vuole che il sindaco se ne vada a casa. Per essere chiaro, perché a volte possiamo pure, io per primo, confondersi. Allora, essendo che io sono il primo, è giusto che inizio. Io sono favorevole alla sfiducia così come votato. Quindi, consigliere Desta, lei è favorevole? Fatemi finire di parlare, per favore, se no facciamo confusione, perché tra la F e la S, e c'è la S davanti, possiamo pure sbagliare. Consigliere Monsoli è assente. Consigliere Fassiolo, lei è favorevole alla sfiducia? Favorevole, grazie. Consigliere Sillaci, lei è favorevole? Favorevole. Consigliere Pellegrino, lei è favorevole? Contrario. Grazie. Consigliere Tellia, lei è favorevole? Favorevole. Consigliere Ugolano, lei è favorevole alla sfiducia? Contrario per i motivi del... Contrario. Consigliere Nicosia, lei è favorevole alla sfiducia? Contrario. Consigliere Testa, lei è favorevole alla sfiducia? Favorevole. Consigliere Vigilito? Favorevole. Consigliere Vestito? Contrario. Consigliere Molina? Consigliere Caruso, assente. Consigliere Cantone? Consigliere Pisiniella? Contrario. Grazie. Consigliere Ruffunato? Favorevole. Consigliere Scuderi? Contrario. Gli istruttori contestualmente hanno segnato i voti. Io sono favorevole alla fiducia. Le otto contrarie. Siamo 18. Allora, la sfiducia, mi conferma il suo favore? La sfiducia è una cosa. Lo abbiamo. Perfetto. Allora, la sfiducia al sindaco non è passata. Con 10 voti favorevoli e 8 sfavorevoli. Adesso passiamo al punto aggiuntivo all'ordine del giorno. Prego, non l'avevo visto, le chiedo scusa. A me è conclusa la votazione, consigliere Luca, deve dire. Due parole, a me sta bene che la sfiducia stasera non sia passata, però anche per capirci meglio, più che altro mi sta bene il fatto che c'è una sfiducia politica, perché su 18 consiglieri 10 l'hanno votato e 8 no, quindi significa che politicamente questa amministrazione non ha più modo di esistere. Grazie a lei, consigliere. Grazie, signor Presidente. Non avevo ancora avuto il piacere di intervenire questa sera, quindi saluto tutti i presenti, il pubblico e anche il pubblico che ci ascolta da casa. Signor Presidente, oggi per l'ennesima volta, e come sempre succede, fra questi banchi si è celebrata la democrazia. E grazie al cielo c'è la democrazia, voglio dire. Perché a me dispiace vedere che ci sono le tensioni che si creano, vedere movimenti di persone, come è successo poco fa, chi corre da una parte, chi corre dall'altra. È stata data a tutti la possibilità di esprimere le proprie motivazioni in ordine a questa
a questa mozione di sfiducia. E io vorrei riflettere un attimo, signor Presidente, su quelle che sono state invece le motivazioni che hanno condotto alla richiesta della mozione di sfiducia. Perché è vero che la mozione di sfiducia è uno strumento che la democrazia mette a disposizione per disfarsi di un'amministrazione improducente e andare a nuove elezioni. Non è questa la fattispecie, perché comunque a nuove elezioni non si sarebbe andati se non alla scadenza naturale, perché ovviamente non si poteva ricorrere alle elezioni anticipate. Ben altri sono, signor Presidente, a mio giudizio, i motivi che hanno indotto taluni consiglieri a ricorrere a questo strumento. Sicuramente non è la valutazione sui risultati amministrativi del sindaco. Sicuramente c'è dietro, e sotto gli occhi di tutti, una campagna elettorale galoppante in corso con componenti di questo Consiglio Comunale che si sono già espressi apertamente per quelle che sono le loro intenzioni da qui a 6-7 mesi quando si andrà a votare. Pertanto ritengo che, non voglio dire sia stato perso del tempo, perché il tempo che si impiega nel confronto politico e nel dibattito è sempre del tempo bene impiegato. Voglio dire che è stato molto pretestuoso l'argomento della mozione di sfiducia piuttosto sull'operato del sindaco, piuttosto che i veri e reali motivi che ci stanno dietro e che tutti quanti, bene o male, chi più chi meno, chi osserva, chi non osserva, chi attento, chi assiste a come stanno andando le cose e a quello che si andrà a fare, si è fatto di recente o si farà da qui a breve, hanno voluto incidere con questo strumento. Io avrei preferito, signor Presidente, che questo strumento fosse stato usato eventualmente e politicamente parlando con più assennatezza a metà amministrazione, a metà periodo amministrativo, non gli ultimi 7 mesi. Perché la devo invitare ad essere più breve, perché in realtà non voglio venire sì. Mancare di rispetto nei confronti del Presidente che presiedeva la seduta prima di me, ma in realtà nessun intervento sarebbe stato più possibile, quindi ormai sì. Lei ha preso la parola, però la prego di... Concludo dicendo, sono contento che la mozione di sfiducia non abbia avuto seguito, anche perché non sarebbe stato l'esercizio della democrazia, ma sarebbe stato l'esercizio di un atteggiamento pretestuoso e per fini che sono secondi, sicuramente non quelli nell'interesse della collettività. Grazie. La ringrazio, passiamo quindi al punto aggiuntivo. Approvazione rendiconto di gestione dell'esercizio 2012 comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. A questo punto i consiglieri che vogliono intervenire ne facciano richiesta. Ci sono interventi da parte dei consiglieri? Allora a questo punto chiedo al sindaco se vuole illustrare brevemente la proposta di deliberazione. Signor Presidente, la proposta di deliberazione è stata illustrata almeno 6 o 7 volte. Si sono alternati anche il ragioniere, i revisori dei conti. Io penso che i consiglieri comunali sono perfettamente consci e coscienti di quello che sono detto, sanno quello che devono votare, se lo vogliono votare. Il conto consuntivo non è altro che un consuntivo da parte dell'amministrazione, è stato votato. Anche se il Consiglio Comunale non lo vota, non ha bloccato progressivamente i lavori dell'ente, perché i lavori dell'ente proseguono normalmente. Questo fatto, diciamo, di ostruzionismo, di spostare la votazione del conto consuntivo di consiglio in consiglio, non lo so a che cosa dovrebbe produrre. Se lo vogliono votare lo votano, se non lo vogliono votare, insomma, non credo che ci siano altri problemi. È stata illustrata, tutti si sono chiarite le idee, non penso che i consiglieri abbiano qualche cosa da chiedere, perché è stato rinviato per tantissime altre motivazioni, ma non per capire quello che bisogna fare e quello che bisogna fare. La ringrazio, signor sindaco. Io non...
prego, consigliere. Sì, no, lo so niente. Volevo dire che noi siamo pronti a votare questo bilancio. Dico, mi auguro che lo siano anche gli altri consiglieri, che abbiano, dico, un minimo di decenza politica per rimanere in aula e non far mancare il numero legale, un minimo, solo un minimo, visto che comunque la mozione di sfiducia, la presentazione della mozione di sfiducia era stata presentata anche sulla base di un motivo, cioè il motivo era qui, la mozione non è passata, le persone erano un minimo di decenza politica, entrare in aula e vogliono questo bilancio, dico, non è positivo, né che come stia, insomma, adesso. Consigliere Pistella, a facoltà di parlare. No, voglio dire, veramente facciamo il cimolo di pausa. Allora, consigliere Pistella, se lei vuole intervenire lo faccia pure, ma io in questo momento devo rilevare la mancanza del numero legale. Per questo procedo all'appello nominale. Terrà Anastasio Assente perché tutto il posto un po' della presidenza. Testa assente, Consoli assente, Bazziolo assente, Occhipinti presente, Luca assente, Chillaci presente, Pellegrino presente, Bellia assente, Niculano presente, Nicosia assente, Pesta presente, Virgilito presente, Restifo presente, Morina assente, Caruso assente, Cantone assente, Fisichella presente, Cuscunà presente, Scuderi presente, 10 presenti, quindi è venuto meno il numero legale e la seduta è rinviata un'ora, quindi alle 21:33 minuti. A più tardi, grazie. Signori, buonasera, vi rinnovo la mia buonasera dopo la sospensione di un'ora per mancanza di numero legale. Richiamo la spesa. Testa assente, Consoli assente, Bazziolo Occhimini, Luca assente, Schillaci Pellegrino Bellia assente, Iugulano Nicosia Festa Virgilino Restivo assente, Morina assente, Caruso assente, Cantone assente, Fisichella assente, Cuscunà presente, Scuderi assente. Ci stiamo migliorando, però no? 9 presenti, 11 assenti, la seduta è dichiarata domani.